importante che tutto non sia mai uguale. È importante che il frutto abbia sapore. Cari amici di Overture, bentornati in nostra compagnia. Come al solito noi cerchiamo di regalarvi dei quadri della natura, del paesaggio davvero sempre più particolari e straordinari. Guardate in che situazione meravigliosa mi sono addentrato. Mi trovo esattamente nel comune di Figline Valdarno, siamo in provincia di Firenze ovviamente, esattamente a San Martino Alto Reggio. Qua siamo all'interno dell'azienda agricola Fattoria Casagrande, perché in questa puntata di oggi parleremo esclusivamente dell'oro della nostra tavola. Parliamo proprio di olio e per parlarne ovviamente siamo arrivati proprio qua, dove l'oliva prende vita. Guardate che frutti meravigliosi in queste piante così straordinarie, pronte per la raccolta. Quindi vado immediatamente ad incontrare Simone Luccioli, con il quale scambiamo due parole e cercheremo anche di conoscere questo terreno, il territorio, le piante, l'olio rigorosamente biologico, e dopo tantissime altre curiosità, perché ci sposteremo a pochi chilometri da qua, esattamente in Villa Casagrande, dove la nostra Anna Aldinucci ha preparato per noi delle squisitezze. Ma intanto iniziamo, seguitemi, perché è una puntata davvero eccellente, come eccellente è l'olio e l'oliva di questa zona. Ma guardate che meraviglia, che scenario vi regaliamo. Ciao Anna, saluto anche Claudia, che poi dopo incontreremo, e vado a raggiungere Simone. Simone, grazie per averci aperto questo panorama, perché qui è una meraviglia. Sono contento che tu sia venuto, perché effettivamente è uno dei posti che io prediligo di più, non perché sono il proprietario o perché gestiamo questa oliveta, ma proprio perché secondo me è un posto fantastico. Allora, qua sentiamo intanto, già arriva il profumo dalla pianta, già è gratificante il profumo, vedere queste olive veramente sane. Sì, queste sono olive sanissime, infatti l'altitudine e il microclima tipico di questa zona ci permette di non fare nessun tipo di trattamento. Qui non viene dato mai rame, non viene dato mai trattamenti chimici, niente. E piuttosto, quando, come è successo l'anno scorso, c'è stato il problema mosca all'olivo, noi certo. Non si è fatto nessun trattamento, si è rinunciato alla raccolta dell'olivo. Qui avete preferito rinunciare anziché piuttosto che avvelenare le piante. Queste piante sono sanissime, non prendono mai nulla. Qui caratteristico importante è il terreno. Sì, questo è un terreno che è molto simile a quello del Chianti classico, prevalentemente alberese. Quello che vedete sopra è sostanzialmente un terreno che si è creato nei millenni, dato dalle foglie che si decompongono. Quindi abbiamo questi 30 cm di terreno di humus veramente fertile, con tantissimi lombrichi, e poi sotto abbiamo questa roccia dove le radici camminano e vanno, insomma, a cercare dei punti di sostegno e si allontanano il più possibile dalla pianta. E tutto questo poi si percepisce nella qualità organolettica poi dell'olio stesso, quando andiamo a consumarlo. Assolutamente, infatti qui il lavoro per noi è facile, si tratta semplicemente di rispettare il posto, di rispettare le piante, di rispettare le materie prime. Quindi quello che dobbiamo fare noi è raccogliere nel modo più delicato possibile. In sostanza noi dobbiamo cercare di rispettare il più possibile il frutto di queste piante. Poi l'uomo meno interviene, deve semplicemente essere educato, delicato. È bello perché così, ecco, c'è un equilibrio, no? Fra uomo e natura. In questo caso che tipo di pianta è questa? Questo è un leccino, e qui abbiamo, allora, come gran parte dei campi toscani, a meno che non siano stati fatti recentemente, dove vengono fatti dei monocultivar, qui sono tutti campi dove ci sono dei blend, quindi abbiamo frantoio, abbiamo leccino, abbiamo morellino, moraiolo che dir si voglia, e poi abbiamo dei pendolini che servono per impollinare le piante. Poi abbiamo anche delle varietà che certo. L'Università di Firenze sta studiando, perché insomma non sono catalogate. Allora, qua stiamo ricreando un po' appunto la raccolta rigorosamente manuale in questo caso,
E però noi, insomma, ovviamente tu hai già raccolto anche altre olive nei giorni scorsi, quindi hai già franto. Sì. E fra poco qua ci faremo una bella fettunta prima, esatto, di spostarsi in cucina. Esatto. Noi praticamente invece di iniziare e finire stiamo facendo, per noi ci piace, ecco, ho detto, rispettare la natura, ma allo stesso tempo fare degli esperimenti. Gli esperimenti sono semplicemente di natura osservativa, quindi facciamo 2 o 3 raccolte alla settimana, 2 o 3 frangiture fatte nel minimo tempo possibile, addirittura con frantoi diversi, a 2 fasi, a 3 fasi, e addirittura con quella 2 fasi utilizziamo un frantoio che, a seconda del cultivo, della tipologia delle olive, andiamo a scegliere il numero di giri, ecco, per rispettare ancora di più, appunto, per quindi ogni frantoio ha, ogni frantoio ha quella caratteristica giusta per l'esigenza, insomma. Esigenza, esatto. E questo ci permette di fare varie campionature, poi alcuni oli li diamo esattamente come sono venuti, altri si va a fare noi dei blend, come se fossero, insomma, in cantina, te, certo, hai un tino di Merlot, un tino di Petit Verdot e poi vai a costituire il blend. Noi facciamo la stessa cosa, quindi alcuni in purezza tali e quali come sono venuti fuori e altri invece andiamo a costruire noi il blend. Ma facciamo finta di avere un tino di olio, di quello buono, sono proprio curioso di andare a degustarlo e noi la fettunta ce la facciamo qua, anziché sotto i riflettori di una sala, noi qui ce la godiamo in mezzo alla natura. Sembra un'ottima idea. Ecco che qua è tutto pronto. Simone, tra l'altro Simone sta aprendo già il buon Casagrande. Anna. Allora, adesso dal produttore al consumatore, come si dice, a chilometro zero. Questa è la prima frangitura che abbiamo ottenuto, questo è un blender ed ha un profumo che mi dispiace non si può sentire in camera. Ma però, sentendolo noi riusciamo a trasmetterlo? Sì, riusciamo proprio a trasmetterlo, vedi il colore, se lo metto in un bicchiere, sì, e questo è il colore dell'olio toscano, con questa clorofilla incredibile. Bellissimo. I profumi sono i profumi dell'olio toscano, quindi sì, erba aromatica, erba verde tagliata, foglia di pomodoro oppure carciofo. Ti invito a... È bello perché abbiamo ricreato tipo picnic, sì, tipico toscano. Questa atmosfera qui si crea solo in ambienti unici come sono i nostri territori. Tra l'altro sta iniziando anche a piovere, ma noi siamo così allegri e felici in compagnia di questi frutti della nostra Toscana. Simone, ma tu ci tratti proprio bene, eh? Accompagniamo, sì, mi sembrava un buon bicchiere di Casagrande. Aspetta però, scusa Anna, che io voglio sentire questa bruschetta, perché... Allora quello sì, per te. Dacci un giudizio, tu che non sei di parte, come si dice. Sembra di bere proprio l'olio sulla pianta, guarda. È un distillato di olio. Eccezionale. Un distillato di olio. Poi il nostro olio è un olio che ha caratteristiche importanti, come diceva Simone prima, per la particolarità del territorio dove siamo, questa zona che è una delle prime zone emerse del famoso lago del Valdarno, quindi con caratteristiche diverse rispetto al fondovalle. Ci stiamo per spostare nella grande cucina dell'hotel Villa Casagrande, perché là ci sorprenderai ancora di più. Continueremo, continueremo quello che abbiamo iniziato qua, utilizzando i prodotti, appunto, come olio, prodotti del territorio. E dopo questa bellissima esperienza con la raccolta delle olive, ci siamo trasferiti qua in Villa Casagrande. Claudia, è stato davvero un bel viaggio.
È una bella esperienza, sì, andare lassù in quell'oliveta anche in queste giornate di novembre. C'è questa possibilità di respirare quest'aria un po' fresca e vivere questa esperienza che insomma la campagna toscana ci offre. E poi insomma ora ci sarà una sorpresa perché andremo a assaggiare le ricette della Anna, che Anna fa con l'olio d'oliva, che noi abitualmente facciamo tutti i giorni questi corsi qua a Villa Casagrande. Quindi ci insegnerà dei trucchi per poter utilizzare l'olio e gustarlo al meglio. Ecco, pensare a quanto amore, quanta passione, quanta cultura ci sia dietro una bottiglietta di olio. Te ne rendi conto solo quando la vai a cogliere. Sì, mi incuriosisci in modo particolare, ti ringrazio per l'ospitalità e io raggiungo immediatamente Anna. Benissimo, buona serata. Eccola qua, bella calda, profumatissima. Ben equilibrio di aromi di tutte le verdure che sono state stufate precedentemente, deve diventare come una colla, vedi? E quanto tempo impiega? Ci vogliono sulle 4 ore per fare un buon prodotto alla 4 fine. Ore. Adesso andiamo a montarlo in un'altra casseruola, mettendo all'inizio il nostro brodo. Precedentemente abbiamo tagliato il pane cotto a legna e raffermo, chiaramente si faceva prima con il pane duro, no? Adesso utilizziamo dei pani. Però il pane cotto a legna sarebbe l'ideale. È solo pane cotto a legna, questo è pane cotto a legna che si va a mettere, vedi, nel fondo della... Si fa come degli strati, certo. Come se dovessi fare una lasagna. Una lasagna, sì. A questo, in questo momento, aggiungiamo ancora del brodo. Sì. Ho la particolarità. Questo è un piatto unico, no? Questo è un piatto unico perché ci sono abbondantissime verdure dentro, ci sono i fagioli che sono già un elemento ricco di tutto. E quindi era il piatto dei contadini. Poi mettiamo anche un po' di fagioli così, precedentemente cotti nel loro brodo. Ecco che arriva. E per ogni strato io vado ad aggiungere l'olio. E si continua fino ad arrivare alla fine della casseruola. Dopodiché ritorniamo per qualche minuto sul fuoco, lo facciamo ribollire. Se la dobbiamo rimettere sul fuoco. Se la vogliamo mangiare come minestra di pane, ti fermi qua. Una volta che è pronta, la fai un attimino raffreddare. Perfetto. E la puoi mangiare. Quindi per mangiarla come ribollita, la devi rimettere un attimino sul fuoco. È ribollita perché va ribollita, è cotta 2 volte. E quindi l'olio fresco, l'olio extravergine di oliva in questo caso, gli dà questo tocco magico finale. L'olio nostro toscano ha quelle caratteristiche che legano tutte le verdure, poi va a esaltare insomma già i profumi della ribollita con i profumi delle erbe aromatiche piuttosto che di carciofo, di pomodoro, di foglia di pomodoro che sono presenti nei nostri oli, certo. Questo per territorio e per qualità di olive insomma. Allora, mentre tu continui, fra l'altro fra poco ci dedicheremo alla trippa, sì. Che lì è una trippa particolare, una trippa che rispetta la tradizione, proprio trippa alla fiorentina. Trippa questa. Alla fiorentina, ma con dei segreti, ecco. Che ognuno di noi poi elabora. Ce le dirai? Forse qualcuno. Forse. Ma suspense, in attesa. Intanto, guarda, passo la linea a Simone che ha da dirci qualcosa di importante proprio sulle qualità organolettiche di questo tipo di olio e poi torniamo qua, tanto finiamo i nostri lavori. Perfetto. Vediamo insieme le qualità organolettiche del prodotto olio extravergine di oliva a Fattoria Casagrande. E lo poniamo sulla bruschetta e vediamo insieme la densità dell'olio, il colore e i profumi che degusteremo insieme. E questo prodotto in particolare è un blend 80% olive frantoio, 20% leccino.
Le qualità organolettiche del prodotto, abbiamo detto, sono elevatissime, date anche dai tempi rapidi tra la raccolta e la frangitura e i tempi in cui l'olio viene riportato in cantina e viene conservato a temperatura controllata e sotto argon. Questo ci permette di avere un colore verde, come vedete, non ci sono nessuna impurità e questo è dovuto anche al filtraggio che viene fatto immediatamente dopo la frangitura. La conservazione a temperatura controllata e sotto argon permette di mantenere inalterato, si può dire così, il colore, che addirittura può resistere anche per un anno, perché quello che teme l'olio è le temperature elevate, e quindi in questo caso non ci sono perché sono sotto controllo, la luce del sole, quindi viene conservato in un ambiente, diciamo, oscuro, e una volta imbottigliato vengono imbottigliate poche bottiglie per volta e vengono conservate all'interno di bottiglie che non ad alto filtraggio della luce. Questo appunto permette, come abbiamo detto prima, di mantenere inalterate le qualità organolettiche delle olive, che sono altissime e che ci regalano un prodotto di altissima qualità. Ora lo degustiamo insieme. In questo caso facciamo una sorta di fettunta insieme e lo assaggiamo. I profumi sono profumi di erba tagliata, anche di erbe aromatiche. Si sente una discreta piccantezza e anche un retrogusto amaro, piacevole, ma nel complesso equilibrato. Come potete vedere, il pane assorbe l'olio e ci regala questa piacevolezza. Oltre al blend, noi produciamo altri due tipi di oli. In questo caso sono due oli monocultivar. Abbiamo il leccino e il frantoio. In questo caso le olive vengono scelte pianta per pianta in modo tale da avere solo olive di quella tipologia e poi vengono frante in un frantoio a due fasi che ci permette addirittura di scegliere il numero di centrifuga della frangitura che va ad esaltare il profumo delle olive. Anna, siamo arrivati al secondo piatto con una trippa tutta da gustare. Bene. Allora, qua abbiamo gli ingredienti, ovviamente non può mancare la trippa. No, abbiamo la nostra trippa, gli ingredienti sono semplici. Trippa. Senti, ma come si sceglie la trippa? La trippa la devi scegliere a occhio, come si dice, non c'è una valutazione diversa. La cuffia è la parte più morbida, la parte più interna, ma comunque l'importante è che sia bella pulita, bella bianca, dopodiché tanto la vai a lavare, a sgrassare e poi vai a tagliarla in piccoli pezzetti. Da dire che comunque la trippa è una parte magra, fra l'altro, non è assolutamente grassa. La parte grassa si trova nella parte interna, però te vai sempre a toglierla nel momento che la lavi. Allora, facciamoci questa trippa alla fiorentina, quindi qui abbiamo sedano. Utilizziamo sempre gli odori principali della nostra cucina, quindi la cipolla rossa, la carota, il sedano. Se hai anche dell'alloro ce lo puoi mettere tranquillamente, o del timo, aggiungi come erbe aromatiche successivamente. Poi mettiamo la trippa, una quantità, diciamo, per 4 persone circa un chilo di peso come quantità di trippa. E io vado ad aggiungere anche la salsiccia. Ecco, la salsiccia, perché la salsiccia? Perché secondo me quella piccantezza, quella aromaticità in più che manca alla parte della carne, senza aggiungere né macinati né altre cose che secondo me appiattiscono il piatto. Invece la salsiccia va a esaltare quelli che sono i profumi del. Ecco, abbiamo parlato dei tempi di cottura lunghi della ribollita, ma anche qua sono lunghi. Lunghi. Infatti io mi prendo sempre quelle 3 ore per fare un buon piatto, perché la trippa, se buona, deve essere collosa, quindi quella parte di diciamo cartilagine. Però qui manca un ingrediente che non ti sei ricordata, ma te lo dico io. Il pomodoro manca, ma non solo, un altro, il peperoncino, ma non solo, l'amore con cui fai questi piatti. L'amore è quello senz'altro, perché questo penso che sia il massimo per arrivare a questo prodotto. Facciamolo vedere, appena cotto. Quindi eccolo qua, questa è la trippa alla fiorentina, fra l'altro tagliata finissima. Sì, perché non amo i pezzi grandi. Questa è la trippa giustamente, ecco, lavata. Che taglio gli diamo? Ti dai proprio un taglio finissimo, come se dovessi tipo fare quasi una alla Giulietta. Ecco, sì.
Una julienne, perché più la fai, ora mica microscopia, però più la fai fine e più avrai questo effetto poi cremoso che il prodotto deve bello avere. E questo è il risultato della nostra trippa alla fiorentina. Qui possiamo firmata aggiungere del formaggio, ecco, che è quella tipica fiorentina. Mettiamo del formaggio. Il formaggio parmigiano grattugiato, chiaramente così. Ma un po' di olio ce lo vogliamo mettere sopra? L'olio ci si aggiunge senz'altro. E questo è un piatto che può essere un primo e un secondo contemporaneamente. Mamma mia, non che ha bellezza bisogno di altro. Però tu all'inizio mi parlavi del castagnaccio, perché ci possono essere anche dei segreti. Mi ha incuriosito, quindi ti lascio andare a costruire a il tuo castagnaccio. Perfetto. Farina di castagne, uva sultanina, grigli di noce, pinoli, dell'acqua, dello zucchero a piacere, se piace più o meno dolce, del rosmarino che profuma e dell'olio extravergine di oliva. Abbiamo qui mezzo chilo di farina di castagne che andiamo a mischiare con dell'acqua di rubinetto. E mischiamo tanto da sciogliere tutti gli ingredienti, come per fare una crema. Aggiungiamo anche a piacere lo zucchero, che renderà più o meno dolce il vostro castagnaccio. Ancora mischiamo. Si sta realizzando un impasto bello morbido e qui andiamo ad aggiungere cosa? Olio extravergine di oliva, perlomeno un paio di cucchiai, che darà anche croccantezza a quello che è il nostro castagnaccio e più esalterà per i profumi dell'olio appena spremuto. Continuiamo a girare. Aggiungiamo a questo punto l'uva sultanina. La potete anche precedentemente bagnare in del vinsanto, quello a piacere. Un po' di pinoli, dei grigli di noce che potete mettere o interi o spezzettati a piacere. Aggiungiamo anche del rosmarino fresco che andrà a profumare la nostra farina. A questo punto il nostro castagnaccio è pronto per andare in forno. Cosa facciamo? Mettiamo dell'olio ancora in fondo a una teglia, lo distribuiamo chiaramente con le mani, dopodiché versiamo sopra il nostro composto. A questo punto il castagnaccio è pronto per andare in forno, mettiamo ancora sopra un cid di olio, qualche pinolo, ancora qualche griglio di noce, di rosmarino, scusate, e qualche pezzetto di noce. Siamo pronti per andare a mettere il nostro castagnaccio in forno, circa 15 minuti a 180 gradi. Eccolo qua, appena sfornato il nostro castagnaccio, l'abbiamo già ritagliato, insomma, composto, sistemato con questo rosmarino che è elemento essenziale, insomma, parte integrante. Parte integrante dei profumi del castagnaccio, insieme anche agli altri ingredienti che andiamo ad aggiungere. Abbiamo visto, insomma, che è stato un impasto bello elaborato, però come se dovessi fare una crema, no? Che poi andando in forno va a solidificarsi se ci sono le giuste proporzioni, certo, chiaramente. E il risultato è quello di avere una croccantezza esterna e una morbidità interna, e quello ti permette di insomma, gustarlo in maniera ben diversa. Ma per gustarlo in maniera ben diversa, soprattutto ci aggiungerei Io aggiungo, una al di là lo della annaffierei così con questo
piccola spolverata di zucchero che metto prima di entrare in forno, io vado a che poi rende questa crosticellina sopra. L'olio che esalta ancora di più il resto della preparazione. Allora, assaggiarlo. Qua si sente proprio che l'olio si armonizza con l'impasto, cioè con la farina proprio. Sì, diventa una equilibrio. Parte integrante, gli dà più equilibrio e morbidezza. E poi gli oli nostri chiaramente hanno quel valore aggiunto che io dico sempre, no? Tutti possono fare olio, ma fare un olio di qualità è una cosa veramente difficile. Qua fai diversi corsi di cucina qui in Casa Grande. Sì, qui in Casa Grande quasi tutte le settimane abbiamo corsi di cucina in questo momento di cucina toscana, oppure anche altri tipi di cucina a seconda della volontà dell'ospite. Non facciamo solo corsi di cucina dove si va a insegnare quella che è la tradizione nostra, della tipicità nostra di le tradizioni toscane, in questo caso i piatti tipici della Toscana, ma andiamo anche a fare tante degustazioni con i vini della fattoria. Ormai facendo parte di AIS e di AICO per quanto riguarda l'olio, con anni di esperienza uno può anche raccontare quello che è un territorio. Quindi da brava sommelier del vino e anche dell'olio. L'olio con AICO abbiamo fatto corsi anche qui dentro a Casa Grande e in questo momento ti volevo far conoscere come si fa a riconoscere un buon olio. Ecco, cerchiamo di capire. Prima di tutto andiamo a versarlo, sembra strano, nel bicchiere. Facciamolo come vedere fosse, bene. Come se fosse vino. Quindi queste poche gocce che vedrai hanno un colore incredibile, la clorofilla, questo colore verde. Quando compriamo vino ricordiamoci che al di là di, a volte si dice appena fatto non ha colore, ha colore scuro. L'olio deve essere, al arriva di là del pulviscolo iniziale, deve essere limpido. In più si va a sentire al di là del colore, quindi questo è un bel colore, vedi com'è brillante, è vivo, è vivace, esprime mille profumazioni e aromi. Cosa facciamo? Andiamo a valutarne i profumi, come facciamo anche con il vino. Vedi, lo scaldi un attimino con le mani, così come faccio io adesso, e poi senti i profumi. Nell'olio, in questo blender nostro, questo Casa Grande 2020, si sentono profumi di erbe aromatiche, di carciofo e di foglia di pomodoro anche. Questo è dato dalla tipicità delle olive che andiamo del a trattare. Campo proprio. Sì, del campo. Dopodiché si fa a stripparlo in bocca per sentire diciamo la parte piccante e la parte amara. E quello, qualora te trovi equilibrio, rapporto in questi due elementi, ti dà l'unicità di un prodotto che è già bassissimo di acidità, che però sviluppa sia la piccantezza che la parte diciamo aromatica al 50%. Strippandolo in bocca, facendo quel brutto gesto che sembra di aspirare, però vai a inalare la parte dell'olio sulla parte di sopra della bocca e lì sentirai dei profumi incredibili. La cosa particolare è che dopo qualche secondo la bocca, anche se ti dà piccantezza, è pulita, è armonia. Quindi è un olio importante perché non va a alterare i cibi che poi ci puoi anche cucinare o trattare. Facciamolo insieme, proviamo. Facciamolo insieme. E questo ricordatelo per tutte le volte che dovrai comprare vino. Anna ci ha insegnato a strippare l'olio. Strippiamolo. Quel verso lì che è... E sentirai l'aromaticità in bocca e la piccantezza in gola. Non ti impressionare, non è nulla, è la ricchezza dei polifenoli e di tutto quanto, però dopo qualche secondo la tua bocca è pulita, è armonica, è un olio equilibrato che non va a alterare il cibo che ci vai a cucinare, si armonizza proprio al palato e ci senti buonissimo. Tutti quei profumi di cui parlavamo prima. Qualsiasi volta che compri dell'olio ricordati che a volte c'è troppo squilibrio in piccante o in amaro e quello non lo rende così importante come invece un olio deve essere. Io ti ringrazio, insomma la sapienza in cucina di Anna è sempre il numero uno. Grazie davvero Anna, io comunque me lo godo l'olio ancora qui sopra sul castagnaccio. Prego, buon appetito. Dopo aver gustato queste fantastiche eccellenze mi sono dedicato a così farmi una bella passeggiata qua in villa. Ovviamente ringrazio Claudia, Simone e Anna per averci concesso questo viaggio indescrivibile
un viaggio sensoriale nel piacere e nel gusto dell'olio. L'olio extravergine di oliva, firmato Casa Grande, un prodotto di grande eccellenza e che ovviamente, come sempre a questo punto, noi siamo arrivati in chiusura anche del nostro appuntamento. Vi invito sempre a seguire i nostri social, la pagina Facebook ed Instagram, e per quanto riguarda noi, ovviamente con Overture ci ritroveremo alla prossima occasione.